La Formula 1, si sa, è uno sport costosissimo. Per correre una singola stagione in Formula 1 è necessario investire milioni di euro ogni anno per sperare di essere anche solo competitivi. Il ruolo degli sponsor in questo ecosistema è infatti fondamentale. Non è insolito trovare i piloti in griglia che si sono guadagnati il loro posto in Formula 1 non tanto grazie ai loro tempi sul giro, ma piuttosto perché supportati da finanziatori dotati di grande disponibilità economica. Ma oggi, in questo secondo episodio di Sponsor Ambigui, tuttavia, parleremo di un pilota che, nonostante avesse dalla sua parte un'ottima velocità in pista e un grosso sponsor alle spalle, non riuscirà ad esordire in Formula 1 per colpa del settore, se così vogliamo chiamarlo, di provenienza dei suoi finanziatori. Sedetevi comodi, perché oggi parleremo dell'incredibile storia di Ricardo Londoño, il pilota sponsorizzato dal signore della droga colombiano Pablo Escobar. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se vi piacciono i video che pubblico su YouTube e a seguirmi sulla mia pagina Instagram, sulla quale pubblico contenuti inediti. Lo ripeto spesso, ma questo mi aiuta a portare sempre contenuti nuovi e a migliorarmi giorno dopo giorno. Per il resto, buona visione. La nostra storia inizia verso la fine del 1980. Ci troviamo in Inghilterra, il proprietario del team Ensign, Maurice Nunn, team di bassa classifica noto soprattutto per la lentissima e bruttissima N179 coi radiatori frontali, è di nuovo al verde, per il quarto anno consecutivo. La stagione 1980 era partita sotto migliori auspici. Con l'arrivo in squadra dell'ex pilota Ferrari Clay Regazzoni, infatti, il team era riuscito, grazie soprattutto agli ingenti finanziamenti dello sponsor del pilota svizzero, la Unipart, a ingaggiare Ralph Bellamy, ex ingegnere della Lotus 78, che era riuscito a progettare una buona vettura, la Ensign N180, macchina sicuramente veloce che però accompagnava a questa sua velocità una fragilità strutturale preoccupante. Ed infatti, durante il corso del quarto Gran Premio della stagione negli Stati Uniti, mentre Regazzoni stava conquistando un ottimo quarto posto, i freni della sua Ensign si romperanno, causando un'uscita di pista che si concluderà contro le barriere in cemento. L'impatto sarà devastante. La fragile Ensign si schianterà a 270 km/h, spezzando le gambe del pilota svizzero. Clay verrà portato in ospedale, ma a seguito dell'incidente rimarrà paralizzato a vita. Per il team sarà un colpo tremendo. Oltre che aver perso il loro pilota di punta, la Unipart deciderà di diminuire il proprio impegno finanziario, inizialmente con una significativa riduzione complessiva dei soldi, per poi terminare la sponsorizzazione alla fine del 1980. Ma potevano le disgrazie finire qui? Ovviamente no. Infatti, a fine anno, la Goodyear deciderà di abbandonare la Formula 1. Maurice Nunn si trova così senza soldi, sponsor, e deve trovare un accordo per la fornitura degli pneumatici in poco più di 3 mesi. Ma Maurice Nunn è un tipo testardo e vuole assolutamente partecipare alla stagione 1981. Ingaggia come primo pilota il pagante Mark Surer e riesce a trovare un accordo di fornitura per gli pneumatici con l'esordiente Avon. Come sponsor firma con la Dean e con la Valvoline, ma non basta. Nunn, già dopo la prima gara, è sommerso dai debiti ed è costretto a vendere il 50% della scuderia a Colin Bennett. Colin Bennett allora si mette alla ricerca di un pilota pagante e si imbatte in un personaggio tanto singolare quanto interessante. Si chiama Ricardo Londoño Bridges, nato a Medellín in Colombia. Della sua vita si sa pochissimo, ma nonostante ciò ha una discreta carriera motoristica alle spalle. Ha corso nel campionato motociclistico classe 350 colombiano da giovane. Dopo una buona carriera in madrepatria iniziata nel 1970, negli ultimi 2 anni aveva gareggiato in numerose competizioni internazionali, tra i quali nel 1980 figuravano le partecipazioni al campionato IMSA GTO, dove aveva conquistato come miglior risultato un secondo posto di categoria e un sorprendente 7° posto in classifica generale a Daytona, e il campionato Can-Am, dove era andato a punti regolarmente piazzandosi in 12ª posizione in campionato. Ma la gara che convincerà Bennett a puntare su di lui sarà l'ultimo appuntamento della Formula Aurora britannica, nella quale Londoño conquisterà un inaspettato 7° posto. A questo punto Nunn si recherà a Medellín per ingaggiare il pilota colombiano, che ovviamente da parte sua poteva disporre di numerosi sponsor, tra i quali la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia e uno sconosciuto sponsor di nome Colombia, che possiamo trovare messo in bella mostra sopra tutte le vetture guidate da Londoño. Nunn, nonostante questi piccoli dettagli, però ha un disperato bisogno di soldi e firma in fretta e furia un contratto con il pilota colombiano, di fatto silurando in tronco il povero Mark Surer. Le cose sembrano girare bene alla Ensign, tanto che in Brasile la FIA, pochi giorni più tardi della firma del contratto, aveva organizzato una giornata di test sul nuovo circuito di Jacarepaguá, test aperto anche ai piloti sprovvisti di superlicenza. Nunn coglie così la palla al balzo per far provare la vettura a Londoño in attesa che la FIA conceda la superlicenza al pilota colombiano. In Brasile Londoño scende così in pista con la sua Ensign sponsorizzata a Colombia, ben figurando.
Nei soli 10 giri percorsi, infatti, il Londogno farà segnare un tempo di 4 secondi più lento del miglior giro segnato da Reutemann, mettendosi dietro piloti come Giacomelli, Jabouille e Derek Daly. Non finite le prove al settimo cielo, ma proprio quando sembrava che stesse andando tutto nel verso giusto, alle 7 di sera circa dalla FIA arriva come una doccia gelata una decisione impensabile fino a quel momento. Super licenza respinta. Sarà questa la sentenza da parte della FIA. Ufficialmente viene detto che questa decisione è stata presa a seguito degli scarsi risultati nei test, ma subito questa ipotesi viene smentita, avendo Londogno fatto registrare tempi interessanti. La FIA allora rettifica giustificando la mancata concessione della superlicenza, utilizzando come pretesto il tamponamento tra Keke Rosberg e Londogno, mettendo in causa il jolly della sicurezza in pista, ma la cosa sembra ancora più sospetta. Ed è allora che Bernie Ecclestone chiama Noon e svela le carte in tavola. Bernie Ecclestone, infatti, a seguito delle esordio in pista di Londogno, si era insospettito poiché nessuno era riuscito a capire la provenienza dello sponsor Colombia e a seguito di alcune ricerche aveva scoperto che in realtà la società Colombia semplicemente non esisteva. Esatto, proprio così. Lo sponsor Colombia non era altro che uno specchietto per le allodole gestito da un prestanome e dietro ai soldi portati da questo fantomatico sponsor colombiano si celava un personaggio che tutti voi sicuramente riconoscerete, ovvero Pablo Emilio Escobar, il più grande narcotrafficante di tutto il Sud America. Si viene a scoprire anche che i due sono grandi amici, avendo anche corso insieme in Colombia, e addirittura si vocifera che la sponsorizzazione di Escobar sia dovuta a una scommessa vinta da Londogno, anche se l'ipotesi del riciclaggio di denaro sporco sembrerebbe la più plausibile. Ma c'è dell'altro. Infatti anche su Londogno vengono a galla novità interessanti, come la parentela con il boss del narcotraffico José Santa Cruz Londogno, o come il piccolissimo dettaglio passato inosservato a tutti nel paddock, ovvero che in Colombia Ricardo era conosciuto con lo pseudonimo Cucina, ovvero coltello, facendo ben intuire la sua natura da criminale. Insomma, a seguito di queste rivelazioni, Ecclestone deciderà giustamente di non permettere ai soldi del narcotraffico di circolare liberamente all'interno del mondo della Formula 1, che già aveva visto la propria reputazione abbassarsi a seguito dello scandalo Franco Ambrosio, andato in scena appena qualche anno prima. Scandalo che analizzerò approfonditamente in un prossimo video. Si concluderà così la breve ma intensa carriera di Ricardo Londogno in Formula 1, che tuttavia verrà comunque iscritto al Gran Premio del Brasile, diventando il primo pilota colombiano ad aver corso ufficialmente in Formula 1. Londogno tornerà negli Stati Uniti, dove farà qualche altra sporadica apparizione nei campionati GTP e GTO tra il 1983 e il 1986, nei quali però stranamente non sarà supportato dallo sponsor Colombia. Finita la sua carriera motoristica, si ristabilirà in Colombia, dove si dedicherà a tempo pieno all'attività di traffico di stupefacenti per conto del cartello di Medellin, fino al 2009, quando un comando di 6 uomini lo giustizierà con ben 12 colpi di pistola, molto probabilmente per via di un regolamento di conti. La Ensign invece, a seguito di questa brutta faccenda, riprenderà in fretta e furia Mark Surer in squadra, licenziandolo poche gare dopo in favore del sicuramente più abbiente Eliseo Salazar, che tuttavia lascerà la squadra a fine anno, che ironia della sorte ingaggerà un altro pilota colombiano, Roberto Guerrero, che nonostante i soldi portati in dote purtroppo non riuscirà a salvare la Ensign, che a fine 82 dichiarerà bancarotta venendo comprata dalla Theodore. Finisce così l'incredibile storia di Ricardo Londogno, il narcos che ha provato senza successo ad entrare in Formula 1 con i soldi di Pablo Emilio Escobar, ma che grazie alla lungimiranza di Ecclestone, che di scandali ne ha dovuto affrontare già troppi, si è visto infrangere il suo sogno di entrare in Formula 1 alla veneranda età di 32 anni. Per chiudere vorrei comunque riportare un aneddoto da parte di Noon, che anni dopo, a seguito della vicenda, affermerà: andai in Colombia alla ricerca di sponsor perché mi dissero che lì esisteva la reale possibilità di trovare dei finanziatori. Visitai l'azienda di Londogno e incontrai diversi personaggi che abitavano in case incredibili, difficilmente raggiungibili via terra, oltre a diverse persone armate. Qualche anno dopo, in un documentario americano, scoprì di aver incontrato uno tra i maggiori ricercati degli Stati Uniti. Come pilota Londogno non era male, un tipo particolarmente coraggioso. Da Formula One Legends è tutto. Grazie della visione.